bella a tutti ragazzi, sono Lu. Siamo su Prince of Persia 1. È un gioco che giocavo tipo... Non voglio azzardare, avevo tipo 3 anni, quindi... Un gioco diciamo che non faccio quasi mai, cioè non ho fatto ma non... Vabbè, la musica la teniamo, ci sta. I giardini reali. Così, vai. E niente ragazzi, non so niente, non so la trama, non so un cazzo di sto gioco. Spero che sia bello, spero che sia in italiano, ma penso di sì perché ho sentito la voce in italiano prima. L'elenco delle combo lo lasciamo stare, i comandi li impareremo pian piano. Ci sono gli extra. Cos'è? Che figata sta cosa del menu. Gestione aspetto. Ah bene, perfetto, devo sbloccare dei personaggi. Ok, direi che possiamo iniziare. Allora, farò 20 minuti a video, perfetto. O faccio un episodio a... La cosa là dei 20 minuti non mi è piaciuta un granché, non mi piace molto. Faccio un episodio per volta, più figo. Oddio, non hai che da chiedere. Stai calmo, devo ancora farla. Sai bene che cosa chiedo. Otterrai il tuo desiderio in cambio del mio. Un intro direi abbastanza confusa. Il vento è libero, ma la sabbia va dove viene sospesa. Ma è lui che cammina lento? Ignara del mondo che la circonda. Oh. Turbinando al respiro degli dei. O langa. Alla mercé della tempesta che l'inghiotte. Cos'è un granello di sabbia sì? In un deserto? Un granello in mezzo alla tempesta. Vabbè, com'è? Che figata la grafica cartone animato che ci sta. Ah, lol. Che è? Madonna, che cazzo di guanto ha? Farà! Avrà fatto tardi. Dai, che cazzata. Salve. What the fuck? Te lo dicevo che non era venuta di qua. Andiamo. Che coglioni. Ehi, ehi, almeno dimmi come ti chiami. Ah. Direi che hai fatto colpo. Usa mouse. Vabbè. Arca troia. A per saltare. Ok. Ma basta saltare. No. Un attimo ragazzi, perché io c'ho il joystick e non va. Io il joystick non va, però. No, no, no. Maledetto joystick. Un attimo, devo cambiare joystick. Questo non va bene. Questo non va bene. Non va bene, non va bene. Non va bene, non va bene. Mettiamo l'altro. Che quello lo uso per, principalmente per i giochi di macchina. Cioè, il joystick per i giochi dove ci sono le persone e quello per i giochi dove ci sono le macchine. Rendetevi conto di che. Ok, allora calmi, devo tornare su. Ehi, torna indietro. No, devo andare qua. Dove cazzo devo andare adesso? Ma dai Gianluca, ma cosa fa? Ma perché? Ma lol, sono già bloccato? Come ti chiami? Sto cazzo, dai, salta. Ma sei leso, eh? Sei veramente leso. Cicciu. Ma Nolly. Ah, ho capito come fare. Boh, aspettate un attimo. Madonna. Allora. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah, ma devo ancora andare di là. Non cadere, mamma mia, se cadevi ti...
No! Oh. Che cazzo vuoi? Io sto solamente correndo da un muro là. LOL. Devo prenderci un attimo la mano, eh. Direi. Qua? Oh oh. Vai, giù a cazzotti adesso. Ehi! Hey! Possiamo risolverla civilmente. Civilmente. Su, via, parliamone. Cacciare una spada che è più grande della tua gamba. Non è il tuo forte. Gli attacchi con la spada X. Boom. Ci sta. Ah, RT per parare. Ci sta. Adesso tocca a me. Oh! Questa non me la aspettavo. Adesso ti penti di non avere scelto la conversazione, eh? Che pirla. Sì, bravo, scappa pure tu. Perché mi stai seguendo? Ti sbagli, sto cercando Farah. Ti ho sentito urlare. Tu e la tua ragazza dovreste andarvene. Ragazza? Farah non è la mia ragazza, è la mia asina. Stai rischiando la vita per un'asina. È una brava asina. Oltre ad avere sulla groppa una fortuna in monete d'oro. Vattene da qui. Se non ti vedono con me non avrai problemi. Ehi, tu! Vabbè, ma che sfiga, eh. Avvertimi per tempo la prossima volta. Infatti, cazzo. E l'aria, ata, Tahir. Ma no, Gianluca. Così ci mettiamo 50 anni, dai. Premi, cos'è che c'era scritto? No. Ok, che culo. Ah, vabbè, ma allora sei pirla, però. No. Ascoltami, per piacere. Raga. Ok, no, perché o sono io pirla. No, 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 devi correre sul muro. Ma perché? Ma perché fa ste cagate, ragazzi? Allora, provo a premerlo una volta sola. Ah, ma va a cagare, basta premerlo una volta sola. Non c'entra niente. No! Oh, ti consiglio di scappare, eh. Porca troia. Oh mio Dio, questa. Che è Elizabeth di BioShock, raga. L'antenata di Elizabeth. Toh, succa, volevi uccidermi, eh? Presa. Guarda che non è che cadeva giù, Meglio andarci. Ma come hai fatto? Io non lo so. Certo, e il fatto che sai usare la magia non c'entra nulla col motivo per cui vogliono ammazzarci. Non vogliono ammazzarci. Vogliono ammazzare solo te. Ok, tieniti i tuoi segreti. Ma almeno dimmi come fare a fuggire. Io non posso andarmene, devo raggiungere il tempo. Il tempo. Ok. Davvero, ora puoi mettermi giù. Lasciala subito. L'ho appena lasciata, che cazzo vuoi? Perdo la mia asina. Cado da una rupe, mi lanciano massi addosso. Non sono di buon umore. Liberala. Ma non la sto tenendo in ostaggio. Lasciala andare. È da voi che sta scappando. Gli attacchi acrobatici. Oh, ma che figata. Oh, cazzo. Che ma scappano come dei... Credi di farcela correre? Sì. Allora dov'è questa tempia? Vai avanti, io ti seguo. Fermati e premi
è lì. Da che parte è il tempio? Dobbiamo andare di qua. Ma mi prende per il culo, dobbiamo andare di qua dove? Mi spesso sugli uomini dall'alto. Voglio dire, sei una bella ragazza e tutto, chiaramente di alto legnaggio, ma non dovresti gettarti dalle rupi addosso agli uomini. Non è affatto simpatico. Diamine, porca troia. Devo schiacciarlo una volta, non so perché mi viene da farlo due invece di una. Opla. Vabbè, dai. No. Dove devo andare? Qua. Nigga. Oh, un altro. Non ci scappa, sei uno. Che col guanto. Guarda che roba. Hop hop. Oh, salta. Vabbè. Mamma mia! Ah, mi dimentico sempre di parare. Un altro che scappa. Questo era un nigga. Non frapporti fra noi e la principessa. Frapporti? Sei una principessa. Oh, merda. Eh sì, che cazzo di combo è? Ha deviato un attacco, premi subito X. Eh? Puoi anche contrattaccare per... ma dai. Dai, tira. Ma lo so, ma... Boom. Vai via. Oddio, che bello non sei. Perché fuggi? Dove speri d'andare? Ha fatto la rima, raga. Quel tipo non si dà per vinto. Spero che tu non soffra di vertigini. Quando si è appeso una sporgenza, premi il pulsante... vabbè, RT per controllare la discesa. Nigga, che figata. Ok. Il tempio è lì, sotto l'albero. Voi altri adorate un albero? Che figo, la Chancrère. Lascia le tracce. Ma però, raga, è vecchio sto gioco, però ha una grafica che è assurda, mi piace. Non scatta un po' più veloce sto tipo, ma possibile? Tu sei di queste parti? Perché muove la testa se schiaccio X? Cosa fa? Raga, sta ballando. Vabbè. Nega. Basta. Nega. Nega. Ma perché? Non capisco. Ma arrivi più. Che cosa ci fai lassù? No, ma sei un pirla, dai, maledizione. Certo che anch'io che non ci arrivo, però. Ma porca puttana, ma sei proprio scemo di natura, eh? Vai lì e spingi. Oh, ce l'ha fatta. Cosa c'è nel tempio? Spingi. Per afferrare l'argano. Dai, Gianluca. C'è dell'oro lì dentro. Nessuno ci ha seguito. Dobbiamo fare presto. Ho già girato. L'avevo già schiacciato cerchio. Ma perché sto gioco? Ah, devo scendere. Ma vai giù, non rompere i coglioni. Ma se non c'è oro, perché questo posto è tanto protetto? È la prigione in cui ha rinchiuso Ahriman. Ma pensa!
Ahriman, il malvagio dio delle tenebre. Quello che uccide la gente, distrugge le città e spaventa i bambini cattivi. Oh, se non vuoi vedere tanti bambini cattivi morti, aiutami. Non è che mi vada molto di andare già alla prima puntata contro un dio della morte che spaventa i bambini cattivi, me compreso, eh. Ah, questo serve per centrare l'avviso. LOL. Dov'è? Sotto questo sigillo. Oh. Ma perché devo proprio andare a combattere contro Ahriman? O come cazzo. Voilà! Come cazzo si chiama? Vabbè, come dovrei tirarlo via il sigillo? Scusami un attimo. Grazie per avermi aiutata ad arrivare sin qui. Ma ora devi andare. Ma vaffanculo, ho avuto tutta sta strada. Così, come... Stai indietro. Ci penso io. Oh mio Dio. Avete visto i capelli? Di nuovo. Padre, no! Ti supplico! Padre. Ascoltami, no, c'è un malinteso, io sono fidanzato, giuro. Oh, porca boia. Ma che roba. La madonna, sto tipo. 4. Via, contrattacca. Pezzente. Vieni qua. Zan, adesso ti faccio il culo. Oh, ma che... Vai, così. Haha. Ma cosa... Vaffanculo. Maledetto. Vai. Aspettate, voglio provare a fare una roba. Oh, che culo. Dai, maledetto padre di Erika. Minchia. Ma culo, muori, oh. Dum, bum. Succhia, ho vinto. Padre, no. No. Oh, cazzo. Raga. Raga. Ok, la cosa. Ci serve un piano migliore. No, mi sa che è proprio. Nigga? Perché ha detto nigga? Quello era il piano migliore. Cos'è Y? Sì, sei molto di aiuto, Erika. Grazie. Ma perché fai ste cagate? Dai. Che casino. Oh, contrattacca, contrattacca. Bella madonna. Contrattacca. Che culo. Mamma mia! Fortissimo sto tipo! Che poi non so neanche come si chiama, però va bene. Bisogna andare qua? Direi di sì. Dobbiamo andarcene.
Ma dai! Porca. Ah, credo fosse. Credo si fosse fatto male. Ma cosa sono questi? Soldati di Ironman erano intrappolati con lui. Ah sì? Beh, pare siano i vari. Io ti consiglio di correre e di non farti troppe domande, sai? Comunque, chiunque tu sia. Ariman sta fuggendo. Merda. No, un altro. Due coglioni. Ma perché fai ste cose? Dai, Erika, cazzo. Oh, oh. Oh, che culo, che culo. Che culo. Sto cadendo. Sto cadendo. Sì, vabbè, ma io sto cadendo. Minchio, ma chi è sto qui? La madonna! Volevi fottermi, eh? Volevi fottermi, eh? Come la mettiamo adesso? Sente? Cioppa! Ok, andiamo via. Corri, attiva, scendi, andiamo. Andiamo. Mi son cagato addosso, vaffanculo te. Andiamo, 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 raga. Perché sei lento a correre però, lasciatelo dire. Cazzo, sta fuggendo un demone che ci vuole uccidere. Questo qua fa jogging. Figata! Oh no, è rimasta chiusa dentro! È rimasta chiusa dentro, raga, mi sa. Io sono la tua fine! Anche no? Ah no, ok, che culo! O è solo tuo padre che vuole la fine del mondo? Pensi che l'abbia voluto io tutto questo? Beh, e adesso che si fa? Sempre che il grande dio delle tenebre non ci riduca in bottiglia. Sì, beh. Non è ancora fuggito, non del tutto. Il tempio deve avere ancora energia per contenerlo. Sta succedendo qualcosa ai suoli fertili. Se riuscissimo a raggiungerli, potremmo impedire la fuga di Ariman. I suoli cosa? Questa terra è stata creata per tenere qui Ariman. Queste zone forniscono energia vitale al tempio. Il tempio alimenta l'albero. Dobbiamo fermarlo. Ah, ok. Dobbiamo filare, altro che. Va bene, scappa. Ma non andrai molto lontano. Vabbè, in effetti non ha tutti i torti. No, me ne stavo tornando a casa. Avevo più soldi di quanto uno potevo avere vino. Donne, tappeti, alti così. E mi ritrovo bloccato da un dio collerico e da una squilibrata. Va bene. Quale di queste cose ci serve per quello che dobbiamo fare? Ah boh, vedetevelo voi, io. Non possiamo arrivare ai suoli fertili di queste zone. Dovremmo. Non possiamo raggiungerli comunque. Dobbiamo andare in queste case. E poi vediamo che succede. Ah. Se ritrovo quell'asina. Tappeti alti così, alti così! Ma che palle t'hai i tuoi tappeti, cazzo! Primi tab per aprire la mappa del mondo. Benvenuto al tutorial della mappa. Queste terre sono bloccate. Ok. Dovrei attivare uno dei poteri al tempio per raggiungerle. Le lastre dei poteri si possono attivare al tempio quando elica semi di luce sufficienti. Devi scegliere una destinazione. Usa quello per evidenziare la destinazione e premi A per fissarla. Ah, ok, perfetto. Ok. Ma devo già farlo adesso? Se io volessi andare qui, scusami. Ok, ragazzi. Non ho la minima idea. Ma c'è un salvataggio, un qualcosa? Non c'è niente, è possibile? Ma
Non c'è un salvataggio né niente. Come faccio io a capire quando è che fa che finire là? Quando. Ah! Fanculo. Andiamo qui. Qui? Ho già schiacciato! Non ha alcun senso sta cosa. Come si esce da qui? Oh, come si esce da qui? Ma devo andare qui? Ma va cacata, va. Allora, che è fissata una destinazione, puoi chiudere la mappa del mondo premendo quel tasto a me. Ok, select. Premi Y per vedere il percorso per la tua destinazione. No! Ah, ok, salva partita. Boh, ragazzi, allora alla prossima puntata andiamo, non so dove, da qualche parte a vedere che cosa succede. Comunque, come gioco è figo. Non avrei mai detto. Prince of Persia 1, non ci ho giocato quasi mai. Bello, bello. Cioè, ci ho giocato, ma ero tanto piccolo. Non mi ricordo neanche niente, non mi ricordo. Quindi è come se non ci avessi mai giocato. Comunque è un bel gioco, mi piace. Continuerò la serie. E spero che comunque il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguite il canale video e le playlist. Ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti, ragazzi. Al prossimo video di Qui non abbiamo nulla da fare. Prince of Persia.